sono stato invitato a partecipare a una gara di go-kart. Sono stato invitato a partecipare alla gara chiamata Ironman, abbastanza particolare e molto curioso come format. Dalle 5 di pomeriggio fino all'una di notte si correrà tutto il tempo in pista. Ci sarà una manche di mezz'ora per ogni pilota con cambi ai box. Io ho il turno delle 9:40 all'incirca e spero di sopravvivere in pista e di non farmi doppiare da tutti. Anche se non è che sono tanto lento, Sto ironizzando perché non so il livello delle altre persone. Detto questo, raga, direi di prepararci e buttarci immediatamente in pista. Questa non è una gara come tutte le altre, perché è un Ironman. Per chi non sapesse come funziona, ve lo racconterò anche durante il video. Vi dico solo che con i kart elettrici può sembrare abbastanza brutta come gara, ma dovete provarli per capire veramente l'esperienza che vi danno. Questa gara ci saranno due soste, e queste due soste comprendono un cambio batteria. Ci ho fatto anche un video su TikTok su quanto è bella questa pista e quanto è divertente andarci con gli amici. È abbastanza tecnica. Il primo settore è spettacolare perché si fa tutto in pieno, curva 1. Non ci si riesce ad arrivare in 2, infatti lo vedrete anche in gara un po' cosa succede. L'11 sono io. Lolli Nobba. Si sia sbagliato lui. Sì. Paragostole. Grazie. No, sono tutti capo. No, così non guido. In questo momento siamo nella sessione di qualifica, dove abbiamo 5 minuti per fare il nostro tempo migliore. In base al tempo più basso si stipula la griglia di partenza. Chi fa il tempo più basso parte in pole position. Mentre dopo, questa gara durerà ben 30 minuti. Non sono abituato a fare una gara del genere in termini di fisico, infatti ho sofferto molto. Il mio obiettivo era capire cosa andava a fare, perché anche una singola frenata in più, anche un minimo di pressione in più in confronto all'altro, ti può cambiare totalmente il tempo. In questa qualifica il primo mi ha dato 4 decimi, che in una pista di kart non è poco, è un sacco. Allora, Maurito, Lollino. Quando mi hanno dato la seconda posizione, mi ero già accorto, dato che sulla pista ci stavano i tempi, che il primo aveva un passo molto più forte. Infatti durante i primi 2 minuti ero tutto gasato, che ho detto ok sono primo, poi invece prendo e mi dà una sberla. Però andando sulla griglia di partenza ho voluto notare un piccolo particolare per non farmi scappare il primo e riuscire a imparare le sue traiettorie. Se ci fate caso, lui prende e mette immediatamente la sua mano destra sul pulsante del turbo. Che per chi non lo sapesse, su questo kart, premendo il pulsante verde, si hanno 5 secondi di turbo a giro. Ed è importantissimo. Noterete che quando ci saranno i semafori, lui premerà subito il pulsante verde per cercare di scappare. E io non farò da meno. Thank you.
passa al primo giro e rimango comunque attaccato dopo che mi ha dato 4 decimi in qualifica. Uno vorrà dire, vabbè, non sta andando forte, ragazzi, era un missile. Appena inizia il secondo giro, noto che il primo, nel primo settore, usa sempre il turbo, un minimo dopo curva 1, curva 2 e curva 3. La parte sopra, dato che la pista è elevata su due livelli, sul rettilineo usa altro turbo. Mentre invece io, prima di andare in gara, ho assistito ai record della pista. Un ragazzo di nome Valerio, che corre sui kart, che saluto, ha registrato il record della pista. Appena sono arrivato ho sbiancato, perché io ho girato all'incirca 2 secondi più lento di lui e appena ho visto il suo tempo la mia faccia è totalmente sbiancata. Abbiamo parlato un po' e mi ha detto che il tempo non si fa sul primo settore, sul secondo, ma si fa su questo tratto di pista. Su questo tratto mi ha detto usa tutto l'ERS perché qui guadagni un macello. E infatti ecco il motivo per il quale sono riuscito a stare dietro a lui. Perché usavo nel primo settore il turbo, nel secondo settore sopra nel piano alto usavo altro turbo, mentre invece il restante non lo lanciavo in curva la cavolo, ma lo lanciavo tutto qui. Infatti si può notare che ogni volta all'ultima curva gli stavo appiccicato e saranno state all'incirca 10 minuti di pura gara appiccicato. Avevo trovato il ritmo e stavo martellando come un matto. Non era facile mentalmente, ma non in quel momento. Dopo che arriviamo ai pit stop è stato un trauma, però ci arriveremo dopo. Intanto parliamo di come funziona questa formula dei pit stop, perché se voi andate in una pista dove potete noleggiare i vostri kart, non siete abituati a fare un pit stop. Una sessione durerà di circa 8 minuti, oppure una gara durerà 10 giri. Però come è strutturata questa gara? Durante il briefing dell'Eco Kart Parco dei Medici ci hanno spiegato che ci sono due soste obbligatorie da fare in una fascia di tempo ben precisa. Come capivamo questa fascia di tempo? Non vi ho messo il briefing perché sono cose abbastanza comuni ed era inutile metterle. Da X minuti in pista a un tot di tempo che si rimaneva in pista si apriva la pit lane ed eravate obbligati ad entrare dentro i box. Come capivamo, dato che il tempo che ci hanno detto era al contrario, sullo schermo era scritto in un altro modo e così via, semplicemente ci hanno detto: ragazzi, state tranquilli, all'ultima curva, all'entrata della pit lane, quando si aprirà la sosta in box obbligatoria, sventoleremo la bandiera gialla e da quel momento fino a quando non verrà levata potrete entrare quando volete. Guardando la Formula 1 ho detto: qui andiamo a pari passo, non posso passarlo perché se dovessi andare lungo o se mi dovesse ripassare sicuramente mi distrugge e mi scappa. Cos'è che faccio? Gli rimango dietro e provo a passarlo di strategia ai box. E da questo momento in poi ho martellato come un matto per rimanere sui suoi tempi. E indovinate un po'? Ho abbassato di mezzo secondo il mio tempo. Vi lascio anche un po' a godere la gara, chiedo scusa per il microfono, ma la GoPro ha deciso di registrare così alla cavolo il microfono senza filtri e purtroppo si sente un po' di vento. Però dalla prossima volta promesso che miglioreremo. Ho
notavo che lui all'ultima curva qualche volta toccava il freno. Quando voi vedete la luce di dietro che si accende, significa che tocca anche per un millesimo di secondo il freno. Quindi c'erano alcuni punti in cui io riuscivo ad andare più forte. Ringrazio tantissimo il ragazzo Valerio che mi ha dato quella dritta prima di entrare in pista, proprio su dove fare il tempo, che sono stato lì appiccicato tutto il tempo. Raga, è stato bellissimo, non avete idea dell'adrenalina. Tutto il tempo uno appiccicato all'altro. Dalla GoPro nemmeno si capisce quanto siamo stati incollati. C'erano dei momenti in cui all'ultima curva dovevo addirittura alzare per quanto mi avvicinavo. A un certo punto però, andando molto veloci, incontriamo anche dei doppiati. Qual è stato il problema? Ho detto, ok, ora che arrivano i doppiati sicuramente lui ne passerà uno e o io mi infilo subito oppure perdo un sacco di tempo. Però attenzione, si apre la corsia dei box, è il momento di andare a fare la sosta. Entro il primo giro ho detto no Lolly, non entriamo, perché se ci dovesse essere qualche persona dietro e faccio il cambio di batteria entro nel traffico e sicuramente perderò un casino di tempo, perché anche loro erano veloci ma non troppo da poterli superare. Quindi decido di andare avanti un altro giro e comunque davanti avevamo i doppiati. Dico ok, è il momento di entrare. Però succede il fattaccio, lui decide di entrare e io mi ritrovo i doppiati davanti. In questo momento dentro di me, anche se il kart elettrico, non si sente le madonne che stavo tirando. Ho detto cavolo, qui perdo un sacco di tempo, i doppiati mi fermeranno, mi bloccheranno. C'è stato il momento in cui mi trovavo al secondo piano, che erano lentissimi, non riuscivo a passarli perché non volevo perdere troppo tempo. Quindi senza che provo a passarli e a entrare al giro dopo ancora, mi butto dentro i box e prego. La prima sosta è stata molto veloce, non sapevo manco se c'era un limitatore da mettere, ma sono andato lì, mi hanno cambiato e signori, me lo ritrovo all'uscita della pit lane. Boom! Passato! Prima posizione, presa di strategia e Lolly si fionda davanti. Da questo momento in poi, ragazzi, sono stato un missile. Sono passato da fare 42,5 nella qualifica a 41,7. Seguendo il primo, ho fatto 41,753 come giro e sono stato il più veloce in pista. Nessuno mi riuscì a prendere. Il secondo è scomparso. Per i restanti 15 minuti sono stato lì a girovagare beatamente. A un certo punto, ragazzi, non ho più sentito nessuno. Ho detto, ah, che bello, mi stavo rilassando. Però c'era un piccolo problema. Come vi ho detto prima, non ero abituato a tutta questa durata della gara. Infatti a un certo punto ho fatto segno così perché stavo morendo. Andando però alla seconda sosta dei box, è successo quello che non sapevo. Tu intendi Lolly? Io non sapevo dove era più il secondo, non lo vedevo dietro di me. Non ho nemmeno la camera del retrovisore, ma vi posso assicurare che dietro di me non c'era nessuno. Tra i box ho visto che mi aveva passato, ho detto cavolo, e ora cosa succede? Quindi sono stato con l'ansia dopo la seconda bandiera gialla per andare pit stop che mi avesse passato. Mentre invece dopo, quando si leva la bandiera gialla, ero tranquillissimo.
come possiamo notare, il primo e il secondo, cioè me e il signor Cascio, credo di aver detto bene il suo nome, abbiamo fatto lo stesso identico tempo, anche non avendo i riferimenti degli altri, dato che io ero molto più avanti in confronto a lui. Qui la gara stava finendo, ma io avevo un problema. C'erano altri doppiati, non ve l'ho messi tutti, ma c'erano altri doppiati che stavano lottando tra loro. E io in quel momento ho detto: cavolo, sono primo, non posso perdere tempo. E quindi cos'è che faccio? Boom, mi infilo dentro, me ne vado immediatamente. Cerco di essere il più pulito possibile per non distruggere a loro la gara, per divertirsi, perché questa gara comunque è stata fatta per divertimento. L'unica cosa che c'era in palio era la gloria. E cerco di scappare il più velocemente possibile. Non riuscivo più fisicamente a ingoiare la saliva, raga. È un'esperienza strana. Quando non siete idratati, quando sentite che dovete idratare prima di andare sui kart, che io comunque l'avevo fatto, mi raccomando fatelo, raga, perché se no non riuscite a fare una gara completa. Signori, finalmente abbiamo un vincitore. Siamo arrivati primi. La mia prima gara è andata molto molto bene. Aia. Com'è la schiena? C'è il buco, c'è il trappello. Abbiamo vinto. E posso dire che ho vinto di strategia in una gara di kart. Tanto durante il video ve l'ho spiegato cosa ho fatto. Però, esperienza bellissima, una figata pazzesca. La gara è stata conclusa, molto bella. Curva 1 dove mi stavo per ammazzare. Io raga vi ringrazio a tutti. Mi raccomando, se un mi piace, un commento, fatemi sapere se vi interessano dei video così. E ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.